Il Partito Socialista giudica le nomine ai vertici della sanità irpina in linea con quanto annunciato dallo stesso presidente De Luca. Getta acqua sul fuoco il segretario regionale del Partito Socialista Marco Riccio. Ai microfoni di Canale 58 ringrazia Ferrante Rosato per quanto fatto per potenziare e rendere più efficiente la sanità irpina e rivolge i suoi auguri di buon lavoro ai due nuovi direttori Percopo e Morgante. Il condizionamento della politica in questo tipo di scelte, dice Riccio, c'è sempre stato. La matrice demitiana nella scelta di Morgante non può che essere una garanzia per la nostra provincia. Ma io credo che poi alla fine le nomine che De Luca ha fatto, le scelte che De Luca sta facendo siano in linea con la politica del governatore. Non so che cosa sia accaduto e se è accaduto nel cosiddetto patto di Marano. Io non c'ero, non so se Caldoro c'era, ma mi pare che sul piano complessivo De Luca stia facendo un lavoro importante, innanzitutto quello di recuperare le difficoltà e la drammaticità della sanità campania che ha ereditato proprio da Caldoro. C'è chi dice in questa provincia, insomma, gestisce ancora tutto De Mita. La posizione del Partito Socialista qual è? Ma De Mita da sempre è uno che lavora per il territorio, è sempre riuscito a far sentire la sua voce, oggi evidentemente ha una voce maggiore anche perché mi pare che il Partito Democratico non sia presente, non dia un contributo importante e forte sul territorio. Noi continuiamo nella nostra battaglia a difesa del presidio ospedaliero e della sanità. La sezione di Ariano addirittura ha deciso di fare ricorso a Radio Vando rispetto all'iniziativa assunta dall'amministrazione comunale. Noi riteniamo che questo piano vada modificato in una serie di aspetti, in modo particolare per quello che ci riguarda sul territorio, e quindi potenziare l'ospedale di Ariano, ma c'è bisogno di lavorare sul piano anche su altre province. Abbiamo necessità di mettere a punto una serie di questioni.